Ormai mi sono completamente ricoglionito. Come si può capire dall'inizio di questo video, non sarà proprio un capolavoro. In pratica, questo Desiree, vabbè, il mio drone, uno dei più importanti tra i primi, e si è guastato, tutto mi si sta guastando in questi ultimi tempi. Dalla fine di dicembre a oggi è stato tutto un continuo guastarsi di cose e di danni. Alcuni mi chiedono, no? E io li ringrazio per l'interesse che si accorgono che sono venuto a mancare, diciamo, anche se non in modo definitivo. Come mai non fai più video? Beh, io ho fatto già 3 video, questo è il quarto, però i 3 video sono andati male, sono falliti completamente e ho dovuto abolirli. Adesso io vi starei qua a spiegare tutte le disgrazie che mi sono capitate, fra cui anche quello che doveva essere la modifica, vedete? Batteria agli ioni di litio, a sella di cavallo, perché non sapevo dove metterle, perché volevo provare batterie di questo tipo sul drone, ma non sto a spiegarvi tutto perché mi stufa continuare a spiegare le stesse cose in tutti i video che poi ho abolito. Aspetta, qua ci sono anche le... c'è il velcro, non si stacca più. Per cui facciamo una cosa, l'ultimo video che ho fatto e che poi ho ovviamente abolito, ho tenuto almeno la parte iniziale dove spiego tutti gli accidenti che mi sono successi, perché non ho voglia di ripeterli adesso a pappagallo. Per cui adesso vi faccio sentire questa che è una sintesi e poi facciamo il de profundis e vi spiego un po' la faccenda in generale. A tra poco, guardate questo riassunto. Guardare passare i treni è uno dei massimi divertimenti di questa città, non c'è altro. Ah, santo cielo. Allora, proviamo a fare questo video. Da notare che questo è il mio terzo tentativo, nel senso che prima ho provato altre 2 volte a fare un video e l'ho dovuto sempre abortire. Ora, per le premesse che ci sono, per come mi sento oggi, per le idee che ho in testa, sembra che anche questo video verrà abortito molto. Però ho avuto un'idea questa volta. Questa volta la mia idea è quella di tenere questo pezzo iniziale in cui vi spiego tutto quello che è successo. Così poi la prossima volta non devo ripeterlo come un pappagallo. Che anche quella è un'idea. Non è iniziato bene l'anno. E diciamo che non è neanche finito bene, anche se lì è solo un problema mio. Cioè, in pratica, come prima cosa, è interessante notare che ci sono stati 2 feste di Natale quest'anno. E non in 2 famiglie diverse, che una volta è una cosa che succede, no? Devi andare da una famiglia, poi da un'altra. No, la stessa famiglia allargata, dozzinaia di persone, ripetute 2 volte. Perché una di queste persone mancava perché era positivo al Covid. Però si trattava dell'Omicron, per cui poi si è soffiato il naso, è guarito e dopo pochi giorni era di nuovo negativo. Allora, dopo la prima festa, mia sorella Loredana, che è colei che organizza le feste di solito, ha avuto questa grande idea. Facciamo una seconda festa di Natale, con tutti gli stessi ospiti, ma questa volta anche questo tizio che è il moroso della mia nipotina Isabella, e quindi la nipotina Isabella, che erano di Milano, per cui non sono potuti venire perché erano in quarantena. Da notare che prima di rispondere a quel messaggio ho lasciato passare un po' di ore, perché dovevo riprendere il controllo di me stesso, perché è brutto dire cose terribili a Natale. Adesso, se non investo persone, perché non vedo niente, cioè sono negli occhi, aspetta che guardo, che cavolo vedo qua? Ah, ok. Vi spiego tutto, cioè ovviamente la festa di Natale è una cosa bellissima, no? Quello che a me dà un po' fastidio è che si è praticamente costretti, visto che è una festa piena di amore, a passare tutto il tempo a sorridere come degli ebeti. Io non sono molto bravo a sorridere, i muscoli facciali per il sorriso li ho, diciamo, un pochino, sono fuori forma, ecco, mettiamola così. Sono un po' atrofizzati quasi, non sono abituato a usarli, per cui per me è un vero stress anche fisico. Dove stare lì a sorridere per 3-4 ore consecutive, perché queste feste, come sappiamo, non finiscono mai. Non finiscono mai, sono come gli esami. E ogni volta bisogna sempre sorridere,
in modo molto amorevole. Faccio questa prima festa, è un gran sacrificio per me. E penso, vabbè, è fatta. Poi dopo 3-4 giorni, mia sorella, l'idea, facciamola di nuovo. E che cazzo. Comunque, vabbè, insomma, mi sono trattenuto, eccetera. E dopo un po' le ho detto, buona idea. Il bello dei messaggi, così col cellulare, è che non vedo la tua vera faccia. Buona idea, ho detto, mentre gli occhi schiumavano sangue. Seconda festa. E qui, vabbè, un sacco di sorrisi, avevo male la faccia da tutte le parti, una specie di paresi quasi ci avevo in faccia. Ah no, in mezzo è successo qualche cosa. Dato che ero molto giù di forma, molto giù di morale tutto, proprio perché non facevo video da un sacco, avevo deciso di fare un video e di agganciarlo, per avere un motivo, diciamo, qualcosa da mostrarvi, a una modifica, che era la modifica al Desiree, che è il mio drone, che sarebbe l'Absan H502S, che io chiamo Desiree. La modifica era questa. Vi ricordate che il Desiree ebbe un sacco di problemi in passato? Cioè, in pratica, precipitò due volte nell'arco di pochi giorni. Tutte e due le volte, almeno così pensavo io, era per le batterie. Le batterie erano marcite, perché sono batterie, le più normali per i droni piccoli, lipo, polimeri di litio, le quali hanno l'effetto memoria. L'effetto memoria è una cosa brutta, per cui se le lasci mezze cariche senza usarle per un lungo periodo, poi si danneggiano. Piccolo esempio, analogia non perfetta ma che rende l'idea ai non addetti ai lavori per capire l'effetto memoria. Immaginate che invece di avere una batteria abbiamo un secchio e invece dell'energia elettrica, le cariche dielettriche, abbiamo della vernice, del colore. Con l'effetto memoria cosa succede? Tu hai questo secchio che magari è 10 litri, che poi di solito il colore si misura in chili, ma non importa. 10 litri. Lo usi, dipingi una parete e diciamo che ne usi 5 litri. Altri 5 litri rimangono. Tu chiudi anche il coperchio del secchio e lo metti via, pensando un giorno magari ne userò ancora. In realtà dopo un po' di tempo, alcuni mesi, quando vai a aprire il secchio ti rendi conto che il colore si è seccato. Quei 5 kg litri che erano rimasti lì, diventando un blocco talmente grosso, talmente duro, che praticamente non solo non puoi usare quel colore, ma addirittura il secchio che prima era 10 litri diventa da 5 litri, perché gli altri 5 che prima erano vuoti adesso sono pieni del colore essiccato. Questo è in sintesi l'effetto memoria, spiegato in modo così, per immagini quasi. Il problema, insomma, è che quando tu hai queste batterie a lipo devi cercare di mantenere in un certo modo, devi usarle fino in fondo, possibilmente devi ricaricarle in fretta dopo averle usate e utilizzarle in fretta dopo averle caricate, se no si seccano, vabbè, non è che si secca davvero, ma si danneggiano. Il problema con Desiree qual era? Che pur essendo un drone molto bello, va quasi un chilometro e tutto, c'è un bel controller, eccetera, è grande la scatolone, perché c'è il controller gigantesco e non ha le braccine pieghevoli, quindi è un grosso scatolone, no? Che io pure l'ho fatto riducendo le dimensioni di quello standard. Mi riempie tutto lo zaino, questo mi dà fastidio, perché a volte voglio portarmi dietro altre cose. Ergo, non lo usavo da un anno e mezzo, due anni, non lo so. Nel frattempo le tre batterie erano tutte e tre marcite, cioè essiccate per l'effetto memoria. Per scoprirlo però ho fatto delle prove, in pratica, in quel video che si chiama Il secondo tragico Desiree, mi precipita nel parco di Collado Grande, qua vi faccio vedere qualche immagine di repertorio se le trovo. Il guaio è che era tardi, non potevo stare a cercarlo, non riuscivo a trovarlo, l'ho lasciato lì tutto il giorno e tutta la notte. Il giorno dopo sono riuscito a trovarlo, una cosa molto bella. Però tutto fa pensare che ci fosse stata addirittura la pioggia durante la notte. Difatti mi ricordo che usciva acqua quando l'ho trovato, sgocciolava acqua, che è un brutto segno. Torno a casa, cerco di asciugarlo, ovviamente lo smonto, eccetera. E poi decido di fare un altro video per vedere se funziona dopo quella traumatica notte all'addiaccio. E qui abbiamo il terzo tragico Desiree come video. Qui sono due cose che accadono. Prima, quando sto per metterlo insieme, insomma, mettergli la batteria, fare le calibrazioni, mi accorgo che non si accendono neanche le luci, quelle lucettine di posizione sotto i motori. E quindi ve lo dico anche a voi, ovviamente, interrompo la pausa e dico guarda che roba, non si accende. Provo a mettere un'altra batteria e ancora una volta sembra che non si accenda, ma dopo qualche secondo si accendono le luci e ho pensato ok, bene, è guarito. A quel punto, dopo una breve pausa, lo faccio partire e lui si alza in volo e la telecamera mostra
quello che inquadri, insomma sembra che funzioni, ma sono solo pochi secondi, mi distraggo un attimo ed è precipitato. Lo cerco, in questo caso lo trovo quasi subito, però queste sono le ultime esperienze del Désirée, cioè in pratica due volte precipitato, e io davo per scontato che fosse per le batterie marce, che la prima volta era quasi sicuramente vero, la seconda volta potrebbe anche essere che abbia influito la notte sotto la pioggia, che si sia danneggiato qualcosa. Comunque, poi passa un sacco di tempo e a me viene in mente che ho sto drone senza batterie, perché quelle batterie, essendo che ha fatto quella figuraccia, poi di rabbia le ho buttate tutte e tre via, visto che non erano affidabili, pensando un giorno ne ricomprerò di nuove. Mamma mia, quante parole! Allora, che cosa succede? Che il giorno è stato proprio la fine di dicembre dell'anno precedente, che pensavo, dai, potrei procurarmi, diciamo, le batterie e provare di nuovo il Désirée. Solo che non avevo voglia di comprare delle batterie lipo, perché poi lo so che per l'effetto memoria e per il fatto che io non lo uso quasi mai sto drone, di lì a pochi mesi l'avrei dovuto buttare via di nuovo. Quindi mi viene l'idea della modifica: mettere batterie agli ioni di litio. Gli ioni di litio c'hanno di bello che non hanno l'effetto memoria, si può lasciare il secchio mezzo pieno e la batteria o il secchio continua a funzionare bene, quindi ideali per l'effetto memoria, cioè per droni come quello che non uso spesso. E così compro delle batterie, che qua ve le farei anche vedere io. Vabbè, faccio vedere immagini di repertorio. Avevo fatto alcune immagini, no? Ho preso delle batterie, non le 18650, che sono troppo grandi, pesanti. Ecco, cioè, una cosa che ho dimenticato di dire è questa. Le batterie agli ioni di litio sono migliori sotto tutti i punti di vista, secondo me. C'è un solo difetto che hanno, visto che gli ioni di litio sono più instabili e pericolosi, devono essere contenuti in un'armatura metallica. Il metallo pesa ovviamente, mentre quelle lipo possono essere contenute in sacchettini di PVC, una specie di plastichina che pesa poco. Quindi usando quella agli ioni di litio aumenta il peso, bisogna vedere se il drone riesce a portarlo su questo peso extra. Quindi invece di prendere 18650, che sono le più comuni, sono molto grosse, pesanti diciamo, ho preso queste qua, le 18350, che sono quasi la metà, non proprio, insomma, ma circa. E qua vi faccio vedere l'immagine in cui si confrontano le dimensioni. Chi è che mi urla dietro? Adesso... Ah, oh! Ma guarda, c'è con me proprio! Sì, sì, è un periodo di grande sfiga, è inutile che prendi in giro. Ma guarda, ma è una gallina questa, è un tacchino. Sta a fare l'uovo. E voi i piccioni non dite niente. Hanno paura i piccioni delle cornacchie, di come si chiamano. Che dicevo... Prendo queste più piccole, insomma faccio tutte le cose, dato che è da 7,4 nominale quella del drone, ne metto due in serie ovviamente, no? Però non riuscendo a trovare un posto adeguato dove piazzarle nel drone, che è piccolo, sopra non posso perché c'è il sensore GPS, sotto non c'è spazio, alla fine le metto a sella di cavallo, una cosa un po' strana. Faccio in modo che siano sui due bordi e le blocco un po' anche con del velcro, oltre a quella specie di sella. E poi vabbè, ci faccio il cavo in modo che possa alimentarla. Fatto questo e verificato che la batteria funziona, eccetera, il valore nominale è quello, eccetera, eccetera, incomincia l'odissea con i video. Primo tentativo, dato che a me interessava solo vedere se il drone riusciva a portare in alto, a sollevare questo peso, non ero interessato a fare grandi giri, penso, vado in un posto vicino. Aspetta che qua non vedo niente. Non vedo niente con solo gli occhi. Ah. Vado in un posto vicino, che poi sarebbe stato Goccia d'Oro, che è questo grande parco, che la prima parte è una specie di giardinetto pubblico e poi diventa più selvatica andando in su. Vado lì, era mattina, forse era proprio il giorno dopo la festa, mi sembra, quindi era anche un po' scombussolato per quello. Mi bastava un qualunque prato di pochi metri quadrati, tanto per dire di non essere in casa dove non avrei avuto i satelliti, eccetera. Insomma, tutti i praticelli occupati. Una coppietta lì, dei ragazzini là, pure il rave party in un altro parco, cioè, ma se fa il rave party di mattina, lo so io. Vabbè, forse il rave party l'ha fatto di notte e sono andati avanti tutti fumati, allucinati fino alla mattina. Comunque, a un certo punto mi sono perso la pazienza. Mi sembrava assurdo che in una livida mattina di dicembre ci fossero tutti i praticelli pieni, mi sono stufato. Ho chiuso il video, abolito, via, non c'è più il video. Quindi vabbè, vado a Goccia d'Oro,
non trovo un posto su una parte, mi arrabbio, video interrotto, lo butto via. Poi, qualche giorno più tardi, provo ad andare in un altro video e in un altro posto. Secondo posto. Questa volta decido di andare lontanissimo, parco di Colago Grande, quello a 10 km, e uso la motorina. Freddo, bestia e tutto, arrivo lì, almeno lì c'è un prato immenso, quindi sicuramente qualche metro quadro per me lo trovo. Arrivo dove c'è il metro quadro, cioè arrivo il prato. E lì succede di tutto. Prima accade che ci sono questi blocchi, diciamo, di fango, spero sia fango, in cui mi impiastriccio da matti. Continuo a cascare per terra perché tutta una fanghiglia strana, aveva piovuto il giorno prima, non lo so. Poi, quando è il momento di provare il drone, cioè di collegare la batteria al drone, non si accende niente. Quei LED di posizione non si accendono. E è una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare, perché mi ero fatto tutta quella faticata. Non c'era un motivo al mondo che facesse così, visto che ovviamente avevo controllato e ricontrollato col test la batteria. Una maledizione. Arrabbiatissimo. E quando io ho questa esplosione di rabbia, che cosa succede? Questa rabbia è come un veleno che mi si scarica dentro il corpo. E tra le altre cose mi colpisce la spina dorsale, le ultime vertebre della spina dorsale, usando, io suppongo, un ferro da calza, sapete, quei ferri di metallo lunghi per fare le robe col gomitolo dell'ana, insomma, infilata in diagonale così, un dolore pazzesco, una fitta, e non riuscivo più a muovermi praticamente, non riuscivo più a alzarmi. Mi sono ritrovato in ginocchio, nella merda, insomma, bene, fango, dai, fango pulito, a imprecare molto, un po' anche contro il nostro Signore, poi mi è dispiaciuto, anche perché è pure pericoloso in quelle situazioni, metti che sia vendicativo, che ne sai. A quel punto ho riabolito il video, perché volevo anche farvi gli auguri di fine anno, e sarebbe stato un po' brutto farlo mentre, capito, sto lì che urlo, imprecazioni terrificanti, poteva anche portare male, portare sfiga. Abolito anche quel video. Poi vabbè, torno a casa, ovviamente quasi a quattro zampe, riesco in qualche modo a salire sulla motorina, poi devo portare la motorina su per le scale per arrivare all'ascensore, vabbè, tutta una tragedia. Quando poi dopo un po' arrivo a casa, mi ripulisco dal fango, eccetera, incomincio a pensare che c'è sto drone. Allora provo, sono andato a controllare, insomma, che cos'ha sto drone. Ho provato a mettere un'altra batteria, questa non fatta da me, una batteria standard 7,4 volt, e ancora non si accende. Questo vuol dire che non era la mia batteria, che di per sé andava benissimo, è proprio il drone che era marcio. Allora succede che incomincio a fare quell'analisi che vi ho detto prima, cioè in pratica di ricordarmi cos'era successo nelle ultime avventure del Desiree. E mi sono ricordato c'erano stati ben due precipitazioni atmosferiche, diciamo così. È la pizza. Oh. Non è molto comodo sto barilotto, però. E così. L'ho fatta, l'ho controllata, col tester. È una normalissima batteria, però qua ci sono le macchine che rompono le palle. Volevo un po' d'ombra, non si può avere l'ombra. Va bene, era proprio il Desiree che era completamente disgraziato, dai, era rotto, spaccatissimo, insomma, dai. Così come nel terzo tragico Desiree, all'inizio mettevo delle batterie e non si accendeva neanche le luci, quindi è successo qualche cosa a Desiree. È precipitato due volte, una delle due volte è rimasto sotto l'acqua tutta la notte. Ci sono dei possibili motivi. Poi ovviamente mi sono messo a tentare di ripararlo, quindi lo apro, lo smonto tutto e incomincio a controllare. Anzi, prima mi viene l'ipotesi che siano i cavetti per alimentarlo, che a furia di piegarli questo e quello magari si sono rotti, quindi li sostituisco con cavi nuovi o un connettore nuovo, ma non cambia niente. Controllo anche e la corrente entra nel drone, lo controllo col tester qua e là e vedo che dove ci si aspetta il positivo c'è il positivo, dove ci si aspetta il negativo c'è il negativo, insomma la corrente entra. Poi comincio a ispezionarlo con il microscopio digitale, perché l'idea qual è? È difficile che un urto di per sé danneggi l'elettronica, però può far interrompere una saldatura.
che si spacca, rimane lì attaccata, che sembra attaccata, ma è solo una fessurina. Lo stagno non è più completo in quel punto. Con il microscopio, qua che rimane nel repertorio, se ce l'ho ancora, arrivo a vedere una certa quantità di dettagli. Non riesco a vedere qualcosa che sembra una saldatura rotta, però purtroppo no. Comunque provo a pulirlo, quando trovo stranezza, trovo anche una specie di zampa di ragno, anche se vista le dimensioni sembrava la zampa di una pulce praticamente, perché era molto ingrandita. Poi dopo mi rendo conto che una delle cose che non sono riuscito ad analizzare era quella nascosta da quella specie di rettangolino di alluminio o di metallo. E allora tolgo anche quello e guardo anche là sotto. Non trovo niente. Uso persino il trucchetto disperato, diciamo la verità, il trucchetto disperato del pigia pigia. Il pigia pigia non è una roba scientifica che ti insegnano alla scuola di radioelettronica, eccetera. Il pigia pigia è questo. Si parte dal presupposto, un'ipotesi, che potrebbe essersi rotta la saldatura in modo microscopico e invisibile agli occhi nudi e anche agli occhi dei microscopi digitali. Se però tu metti la corrente e quando per puro caso premi sul componente che è attaccato per miracolo, premendo ricrea il contatto e quindi magari si accendono le luci. Se questo dovesse accadere, hai trovato, a quel punto vai lì con la punta del trapano sottile, del saldatore sottile, per ridargli un po' di tocco di saldatura. Faccio il pigia pigia, non succede niente. Insomma, niente, a questo punto non so che fare, sono rassegnato. Avete sentito? Avete visto? Cioè, sentito più che altro. Da notare che bisogna fare l'aggiornamento, l'update, perché poi nel frattempo si sono rotti, anche se è rotto il registratore audio, il cavo, che mi ha fatto perdere un altro video perché mi è rimasto un audio disastroso. Adesso ho riparato, ho sostituito tutto il cavo e non so neanche più che cosa mi sia rotto, tutto quanto, comprese le palle ovviamente. Adesso perché me ne sto qui? E aver organizzato quella patetica versione casereccia di guerre stallari, nel senso che battaglie spaziali ambientate in una stalla che sarebbe il mio appartamento, che comunque ho fatto anche un po' d'ordine perché c'è anche quel fatto che mi arriva il padrone di casa tra poco, perché veramente non riesco più a fare un video, cioè oltre al fatto che sono sempre stanchissimo, non voglio dire che sia stata moderna, però per puro caso è successo circa una settimana dopo che mi sono fatto il booster. Appena vado fuori a fare dei giri così, dopo pochi chilometri sono esausto, non riesco più a respirare quasi. Oltre a questo, si spacca tutto, non mi funziona più niente, non potevo usare il registratore perché era rotto. Il drone che volevo provare non funziona più. E anche l'idea incomincia a scarseggiare. Qua adesso si sta ribellando, qua stavo guardando il discorso finale di Biden, Porello. Ma lasciamo stare Biden. Adesso riparte da solo. Non si sente niente, dov'è il volume? Oddio, non fategli domande che poi va fuori di testa sto poveretto. Niente, sono un po' disperato, adesso io, visto che sono sempre stanco, cercherei di dormire, ma non riesco a dormire. Allora vi saluto così in pratica. Cioè, di che cosa si tratta? Progetti per il futuro, breve futuro. Io ovviamente vorrei tornare a fare video un po' decenti, non solo queste cose qui dall'oltretomba. Però bisogna che mi venga un'idea, che ritrovi un po' di energie, eccetera. Adesso sto qui che per cercare di addormentarmi non so più cosa fare. Guarda il discorso di Biden. Leggo l'ultima biografia di Natasha Kampusch. Ho preso 10 anni di libertà. Si lamenta moltissimo, povera Natasha, è stata molto sfortunata. A me affascinano molto le donne sfortunate, questa qui è una delle donne più sfortunate del pianeta. Non solo è stata rapita, eccetera, per 8 anni in prigionia, ma quando esce tutti l'hanno odiata. Tutti la odiano, pensano che sia una bugiarda, che sia superba, perché c'ha questo sorrisino così, ma non lo fa per cattiveria. Gli è venuto un sorrisino così, a volte è una grande sfortuna. E qui guardo questo, che dovrebbe addormentarmi perché vedete, sentite, lady,
Christ. Okay, so let's exchange information. Questo yeah. È in lingua foresta. My favorite color is pale pink. I like long walks and kittens. Il vecchio trucco. Cioè, il bello è che adesso parli in inglese, ma questo è un film tedesco. Questo è un canale tedesco. Però si imparano le lingue in questo modo. Io l'inglese un po' lo capisco, il tedesco l'ho studiato a scuola e non mi ricordo un accidente. È meglio non stare a guardare però questo film bilingue in due lingue che non conosco. Ah, santo cielo, non so più cosa dirvi. Purtroppo, vedete, io sto perdendo un po' di fiducia in un discorso che avevo già fatto. Una volta mi divertivo molto a fare le esplorazioni, come le chiamavo io, perché c'erano luoghi da esplorare, c'era il degrado, c'erano fabbriche abbandonate, questo e quello, no? Era emozionante entrare dentro, c'era il rischio di incontrare i delinquenti, le cose, si doveva superare ostacoli per entrare, adesso non c'è più niente, tutto parchi pubblici, tutto pulito, lustro, hanno eliminato anche tutti i graffiti della città, è una cosa pazzesca. E fra l'altro una cosa assurda, è ancora allagato il sottopassaggio, che era uno dei pochi posti dove ci sono graffiti, e una volta venivano anche un po', oddio che è sta roba, venivano anche un po' aggiornati, no? Adesso niente, è tutto allagato, l'unico posto dove ci sono dei graffiti che potrebbe essere interessante esplorarli così completamente, ma questo lo so, Farah Fawcett, che lei è stata stuprata e poi si vendica, rapisce il suo stupratore, lo tortura. Pensate che questo, è la bionda ovviamente, Sara, non mi ricordo più, è stato l'unico film in cui hanno detto che era una grande attrice. Negli altri film la consideravano una bimbola, chiamano loro, una bionda svampita. Però voglio dire che i critici sono superficiali. Perché io non dico che non abbia recitato bene sto film, però perché gli fai complimenti? Perché è drammatico? Perché c'ha i capelli corti e c'è una disastrosa? Negli altri film lei era sempre sorridente, bellissima, eccetera, ma è la superficialità, che se vedi una donna bella devi pensare che è stupida. Questa si è un po' imbruttita, diciamo così, per tutti i traumi che ci ha avuto. Guardate come ha ridotto il suo rapitore, il suo stupratore, che è la stessa trama praticamente del Miele del Diavolo, il Miele del Diavolo di Joel Amato. Qua ci sono film, che cos'è questa pubblicità, santa pazienza, che cosa si farà, dai che tra poco vi do la buonanotte eccetera, 23:23, ma figuriamoci, c'era una piena, quindi non dormirò più. Questo che film è? Film italiano, questo qui come si chiama? Mannaggia, Montagnani, non mi ricordo più, sì dai, lo conosco comunque questo, è un attore italiano, è morto, sono tutti morti gli attori italiani, cioè quelli che seguivo io tutti morti, a strage proprio, che è pure deprimente, perché guardi questi film che magari a volte sono anche allegri e poi pensi sono tutti morti, sto a guardare i film dei zombie, è una cosa un po' brutta. Oh madonna, questo qua credo che sia Viola Bacia Tutti. Sì, li riconosco, questi li avevo già visto. E questa è Viola, Asia Argento, che bacerebbe tutti. Cosa c'ha gli occhiali? Ho la maschera da sub, perché piove molto, No, non c'ha gli occhiali, non capisco mica se ha gli occhiali o no, mi sembra. Poi forse voi mi riuscite anche a vederlo. Pensate che io avevo fatto anche un esperimento per registrare la TV in modo da farvi vedere meglio cosa sto guardando io, no? Nel caso ci guardassimo un film insieme, queste cose qui, no? Da amici. Solo che non ci sono riuscito, ho scoperto che mi manca un cavo HDMI, ma vabbè dai, non voglio parlare del cavo, non ce li ha gli occhiali, è il luccicore della pioggia. Così va. È un video terribile questo, vi potete vedere quello che c'è sull'armadio, ho pure fatto ordine, perché prima della minaccia che arrivasse il mio padrone di casa, lì c'era i cadaveri, cioè cadaveri, no, modo di dire cadaveri, dei catafalchi c'erano, delle robe terribili. Adesso ho fatto tutto ordine, quasi tutto ordine. Solo che, questo forse farà gamba. No, è un'aria troppo, vediamo. No, salvate soldato Raya. Ma come? Soldate con Tom Hanks? Ma quando mai? Ma qua sono tutte incasinate i cosi, invece scrivo salvate soldato Raya.
Ma non è vero, qua è un film inglese-irlandese, io lo conosco, dura 2 ore e mezza e non c'era Tom Hanks. Questi qua sembrerebbero, potrebbero essere quelli di Forrest Gump, però mi sembrava diverso. Vabbè, non importa, vi dicevano, faccio sto video tanto per dire sono ancora vivo, mezzo morto, ma ancora vivo. E ovviamente non è che rinuncio a fare video, fra l'altro ogni tanto arrivano notizie di qualcuno che si iscrive al canale, eccetera, e voglio andare avanti con questo canale, no? Datemi solo un attimo di tempo che riprendo fiato e soprattutto qualche idea, perché vi parlo degli stimoli, no? Gli stimoli sono la base di tutto, è quello che fa girare il mondo. Cioè in pratica, io una volta, quando ho iniziato a fare sto canale, in realtà quello ancora prima di questo, mi divertivo davvero a esplorare zone che non conoscevo, non avevo visto, pericolose, bellissimo fare cose pericolose, no? Senti l'adrenalina, il brivido. Adesso qui è l'asilo nido, Trento è l'asilo nido, è tutto sorrisi, tutto pulito, tutta gente bravissima, e che cazzo. Cioè veramente non ci sono bene quanti neanche a pagarlo, li paghi e dici no, o cattiveria gratuita o niente, vaffanculo. Cioè non sai più come fare qua. Questo c'è il viola, bacia tutti, sì, asia gente mi piace, però questi qua fanno troppo gli stupidi. Vedete quello lì che fa quelle robe? Cioè questo è un cretino, questo non è comicità di tipo britannico molto cerebrale, questi fanno gli stupidi. Poi non dico, può essere anche divertente, cioè se fossi davvero anch'io fare lo stupido mi divertirei. E a vederli che fanno gli stupidi che non è così divertente. Quante Ferrari? Sono tutte Ferrari queste? Ci guardiamo un po' di TV insieme, ma mi sa che non c'è niente. Qua c'è, guardate, XXXX. In alto a sinistra potrebbe essere una roba sporcacciosa, ma in realtà ho già notato che cielo è molto pudico, non fa vedere quasi niente in pratica, ci sono solo le X, ma sono film che piacerebbero anche, capito, ai democristiani, cioè per dire. E qui cos'è che c'è, che film è? Ma i titoli mi dite giusti o no? Oltre ogni limite, sì, è quello in cui Farah fosse Farah Sara, mi ricordo più, eccola qua, vedete? Tutta deturpata dalla sofferenza, bravissima. Io non dico, è stata brava magari, sì sì, me lo ricordo, sto film l'ho visto. Però perché bisogna piangere per essere bravi? Se fai un film comico uno può essere brava a farla comica. Non è che dici che è stupida perché fa il film comico. La trama è così che deve fare questa attrice. Gli scrive nel copione comico e gli incomincia a piangere così perché vuol fare la grande attrice. Qui lei si è vendicata moltissimo. Cos'altro c'è qua? Non c'è niente, tutti questi con la mascherina. Che sia un'aria un po' da ornitorinco come con la mascherina, secondo me. Soprattutto le FP2, non oso pensare come sono le FP3. Le FP3 è una roba tipo il casco spaziale proprio. Qua ci sarebbe la musica, no? Soltanto che se io disattivo, cioè riattivo l'audio, poi YouTube si incazza. Una volta è successo che, per disperazione, ho fatto un altro video così davanti alla televisione, per un attimo ho sentito una musichetta, 10 secondi, YouTube, violazione del copyright, non hai il diritto di far sentire questa canzone, che non so neanche cos'era. Sono quelle robe da TikTok, sapete, queste robe che riconoscono solo loro. No, non si può sentire la musica, è troppo pericoloso. Qua non c'è proprio niente. Finiscono qui, però qua intanto non fa mai niente sto canale, tutto è contro di lui, mi state annoiando, cercate di prendere con filosofia, no? È come una cosa tra amici, il mio canale è un po' una roba tra amici, non è che sto a fare, capito, il viaggio sulla luna, si va in giro, si ride, si scherza, a volte si rimane a casa, si guarda la televisione insieme, si dice che cazzo è sta roba, c'è pubblicità, tutta pubblicità, io reporter, per quei cosi tedeschi, questo qua non è neanche un film, questo qua, ma parlano tedesco o parlano solo inglese sui canali tedeschi? Sì, sì, ma questi si incazzano dopo, cioè io e il tedesco e qui abbiamo il bilinguismo, non proprio da me, provincia di Trento, provincia di Bolzano, bilinguismo come se piovesse, c'è pure il trilinguismo, perché ci sono pure i ladini, non latini, ladini, è un casino. Io una volta sono andato a Bolzano, sono entrato in un bar perché c'avevo sete l'estate e volevo bere l'aranciata, no?
e lo chiedo in italiano. Questo qui che era tedesco mi dice, come ha detto, mi ricordo, quello è il problema, una cosa del tipo sprich man deutsch, no, aspetta, qui si parla tedesco, insomma, il tedesco mi ha detto, qua si parla tedesco, cioè io sono sicuro, sicuro che quello lì lo sapeva l'italiano, perché è obbligatorio praticamente, non puoi neanche avere il bar se non sai tutte e due le lingue italiano e tedesco, solo uno che faceva come, un po' come il nazionalistico, perché loro si sentono sul Tirolo più che Italia, che storicamente in effetti non è che c'entri molto con l'Italia, l'Alto Adige, ma insomma quando hanno rifatto i confini d'Italia hanno fatto un po' casino, c'era l'Alto Adige che non c'entrava niente con l'Italia, che era andato a noi, c'era l'Istria, c'era la zona, capito, che adesso è la Slovenia e così, che era roba italianissima, l'hanno data a quella che era la Jugoslavia, così, tanto per far casino, cioè no, perché volevano disegnare una cartina dell'Italia a forma di stivale ben fatto, cioè hanno usato sto criterio invece che quello culturale storico, cioè stupido, no? Perché c'è quello stereotipo sugli italiani, che molti italiani lasciati in un ampio spazio finiranno sempre per raggrupparsi a forma di stivale, c'era st'idea, e hanno voluto creare il confine bello dello stivale spagnolo quasi. In realtà però era meglio se si teneva l'Alto Adige e l'Austria, che non c'entra molto con noi, e noi ci davano tutta l'Istria, la cosa così, che quella proprio era italiana, italiana. Vabbè, è andata così, non stiamo a litigare, se siamo tutti europei, tutti fratelli, ci vogliamo bene. Questa muove le mani come un'italiana, sei tedesca, te devi convincere di questo, sei tedesca, oppure sei ospite italiano, aspetta un po' che sarebbe il colmo che... No, auch wieder dann, wenn andere gefährdet sind, unter anderem, oder ich nicht zurechnungsfähig. Oder auch selbst gefährdet, eine sehr hohe Selbstgefährdung, je nachdem, oder auch andere gefährdet, aber was ich sagen will, das sind ganz... Avete capito? Non capito niente, cioè 5 anni ho studiato in tedesco a scuola, e capisco la parola di tre, una roba terrificante, perché non l'ho usato, qual è il problema? Io in inglese mi guardo un sacco di roba, mi guardo... Questo povero disgraziato, un presidente che prova anche a parlare, lui cerca di dire che va bene. Un volume bassissimo, l'hanno censurato, no. È una roba che... Non ti incazzare, non ti incazzare. Frustrated and they're tired. Based on your conversations with your health advisors, what type of restrictions do you imagine being on Americans this time next year? And what does the new normal look like for social gatherings and travel to you? Well, the answer is, I hope that the new normal will be that we don't have still have 30 some million people. Vabbè, niente, non voglio parlare adesso di robe. Di robe di cultura che dopo non mi addormento più. Quella lì gesticola troppo. Cosa c'è? Che dici? Ah, animali notturni. Questo è più per me. Io non dormo quando c'è luna piena. You work, sì? Che lo tirano sotto con la macchina adesso. Questo è uno che vive all'aperto come me. Sapete che io quando... Era estate, perché adesso fa freddo, io, vedete che la finestra aperta, fa freddissimo, io tengo sempre la finestra aperta perché non posso stare chiuso, bisogna sempre dell'aria anche quando fa freddo. D'estate a me piaceva dormire all'aperto, cioè ci sono dei giardini che si chiamano della Montagnola, che in realtà si chiama in un altro modo, dei Salé, Alexander Lang, non so che nome ci è andato, che c'è una collinetta, no? D'estate, di notte, una volta sono andato su, e ho dormito lì così, e c'era la luna piena ovviamente, no? Perché quando c'era luna piena io divento matto, e ho dormito proprio bene, 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 cioè mi sono svegliato tutto pieno di dolori, ma dolori di vigore, come i DOMS, cioè i dolori muscolari che vengono dopo lo sforzo fisico, no? Cioè mi sentivo molto cazzuto così, però un freddo, perché era estate, però di notte diventava fresco all'aperto, c'era l'aria, ma bisogna provare a dormire all'aperto, cioè voi provate e poi mi dite. Però bisogna che sia estate, sennò mi è schiattata per il freddo. Qua mi sa che anche la televisione non mi ispira, per cui tra poco vi saluto del tutto. Insomma, questo discorso qui qual è? 50 sfumature di cosa? Legacy, cos'è? Eredità? Queste sono eredità in inglese.
Niente, mi dispiace tantissimo, voi capite che quando uno fa un video così mentre è a letto che sta per dormire guardando un po' Joe Biden e un po' la televisione tedesca, è disperato, è alla frutta proprio, non sapevo più cosa fare. Se stavo a aspettare di aggiustare il desiderio o di farmi venire un'idea, passava un altro mese. Quindi adesso questo video lo metto, vi dico che mi dispiace molto di non riuscire a fare un video decente, proverò comunque a farlo, ci riproverò di nuovo. E vi ringrazio perché alcuni appunto hanno detto come mai non mandi un video, così mi avete fatto sentire anche come che mi sono un po' mancato, che è una cosa anche bella, no? Questa è una cosa bella. E sicuramente bello brutto un video anche fuori di casa, non solo nel letto di morte, lo voglio fare. Per adesso purtroppo è andata così, non mi veniva nessuna idea, non volevo rimandare all'infinito. Per cui vi ringrazio, mi scuso tantissimo e vi dico alla prossima. Alla prossima!